Ciao ragazzi, oggi parliamo di CAT e di tre errori piuttosto frequenti quando lo si fa. Io sono Andrea Spadoni, sono un trainer, sono con MyProtein da più di 10 anni e sono qua appunto per questo nuovo video. Uno dei possibili errori è quello di allontanarsi troppo in termini di allenamento da quello che si faceva in bulk. Ora è vero che la capacità di recupero è più piccola, chiaramente le calorie introdotte sono minori, però è anche vero che l'ipertrofia va almeno mantenuta. Quindi se fare troppo aumenta la quantità di stimoli ed è deleterio, lo è anche, al contrario, fare troppo poco. Quindi, semplicemente, non stravolgete quello che avete fatto fino ad adesso. Magari limitatevi a ridurre un attimo le tecniche di intensità o a dilatare un pochettino di più i recuperi. Oppure, per esempio, potete spalmare quello che magari avreste fatto in una seduta su una frequenza più alta, quindi in due o anche in tre, in modo da dare uno stimolo minore nella singola seduta, ma poi ritrovarvelo in un'altra, impattando un pochettino meno sul recupero e sul danno muscolare. Ora, un'altra accortezza di cui mi piacerebbe parlare è il cardio. Questo, più che un errore in CAT, è qualcosa che si dovrebbe avere sempre anche in bulk. Vedete, il cardio, il NEAT, la ciclette, anche a fine allenamento, quei 15-20 minuti, specialmente quando a basso impatto, è utile praticamente sempre per la salute, per migliorare il partizionamento dei nutrienti, per migliorare il recupero, l'ossigenazione globale e ovviamente anche per consumare calorie. Quindi non conviene lasciarlo solo in CAT, ma come dicevo anche in bulk, per cui semplicemente, oltre ai pesi, se riuscite, tenetevi attivi. La terza cosa, che è un discorso molto ampio, probabilmente la più importante, cioè non affidate il dimagrimento ai prodotti dimagranti. Un po' di buon senso. Purtroppo non ci sono, e imbottirsi di caffeina, che spesso è alla base di questi prodotti, che per carità ci fa sentire belli svegli, però non è così salutare, specialmente per l'impatto che può avere sul sonno. Consumare calorie è più difficile che mangiarne meno e soprattutto è molto deleterio quando si ripongono le speranze in qualche integratore. Anche l'uso dei pre-workout possono andare bene sicuramente, però assicuratevi di dormire e soprattutto di avere un programma sostenibile nel tempo che abbia prospettive reali. Vale per il CAT quanto per il bulk. C'è chi si troverà meglio con deficit più marcati, chi con deficit minori, però per quanto possa essere soggettiva la cosa, siamo umani, non Superman, e soprattutto è difficile esserlo per tanto tempo. La grande volontà che inizialmente può esserci può scontrarsi col troppo sacrificio richiesto col passare poi delle settimane. Quindi fate in modo che tutto non diventi un sacrificio, specialmente se siete amatori, ma anzi, se quasi non ve ne accorgete, quasi, è decisamente più sostenibile, perché è un percorso, ci vuole un po' di tempo e soprattutto deve essere duraturo. Ciao ragazzi e buon allenamento a tutti!